Storia di Developers è il podcast dove non solo il codice, ma soprattutto le persone che lo scrivono sono protagoniste. Io sono Simone ed in ogni episodio vi porterò alla scoperta delle storie umane dietro i luminosi schermi dei computer. Insieme esploreremo le vite di sviluppatrici e sviluppatori, conoscendo chi sono al di là del loro lavoro, le passioni che li animano, le sfide personali che hanno affrontato e i momenti che hanno segnato le loro carriere e la loro crescita personale. Dai piccoli successi quotidiani ai grandi traguardi, ogni episodio è un viaggio nel lato umano della tecnologia. Seguici ed entra nella community, tomorrowdevs.com/links. Siamo tornati con Story Developers. Sono anche un po' emozionato perché era un po' anche che non lo facevo e iniziamo subito col botto. Perché abbiamo un personaggio molto, molto conosciuto anche sul panorama italiano. Sì, assolutamente, non fare quella faccia, lo sappiamo. Perché abbiamo con noi Serena Sensini. Ciao Serena. Ciao Simone. E probabilmente non solo lei, vediamo se avremo anche ospiti così, diciamo... Mini ospiti. Mini ospiti disturbatrici. Allora, Serena, io... Allora, in questa edizione di Storia Developer abbiamo voluto provare a fare, diciamo, qualche modifica al format, cercare di andare più in profondità sulla persona. Quindi non ti chiederò le solite domande da dove è iniziato e quant'altro, anche perché te le ho già chieste, questo è, diciamo, il retroscena. Alcune domande te le ho già fatte in privato e noi partiremo da lì. Da quelle domande cercheremo di capire un po' di più sulla persona, per l'appunto. Quindi, Serena, diciamo, vabbè, lascio a te la parte di introduzione, ecco, io la so già, però Serena, dici chi sei oggi e da dove arrivi, ecco. Chi sono oggi? Allora, io mi presento sempre in questo modo perché penso che sia forse il riassunto perfetto. Io di giorno lavoro come enterprise architect in un'azienda che si chiama Daedalus e si occupa di software nell'ambito della sanità pubblica e privata. E ho iniziato questo lavoro in un momento storico sicuramente molto difficile, perché ho cambiato lavoro nel 2020 e momento in cui eravamo in piena pandemia, per cui figuriamoci se il settore dell'healthcare non era al centro dell'attenzione, e l'ho preso anche un po' come causa personale, quindi per me è stato bello in questo senso poter, attraverso quelle che sono chiaramente le mie capacità, che non paragono assolutamente a quelle del personale medico, però attraverso quelle che sono le mie capacità, dare una sorta di contributo in questo campo. E poi di notte scrivo tantissimo e ho pubblicato attualmente 5 libri con Apogeo e Epli, che parlano di tecnologia a 360 gradi. Siccome sono una persona che si annoia abbastanza facilmente, ho cambiato tecnologia, per cui ho scritto di containerizzazione con Docker e Kubernetes, ho scritto di basi di dati, ho scritto di Ionic, un framework cross-platform per lo sviluppo mobile. E il primo libro in realtà è stato dedicato all'analisi del linguaggio naturale, uno di quei campi che adesso sta spopolando tantissimo. In tempi non sospetti? Sì, nel 2019, quindi in realtà ChatGPT ancora era un qualcosa un'idea. Sì, no, sicuramente c'era, perché voglio dire, non certo. Sono inventato niente, però non era in pieno hype come adesso, quindi devo dire che adesso mi... Ti stai togliendo delle soddisfazioni, no? Allora col libro. Sì, perché è un'introduzione, chiaramente era difficile in quel contesto fare un manuale veramente completo, quindi è un qualcosa di introduttivo alla materia, però dico, vedi, le basi stanno là, e nel 2019 ancora era un qualcosa di sconosciuto, adesso invece siamo in pieno hype. Infatti devo dire, lo dico oggi per la prima volta ad alta voce, che il pensierino di riprendere, diciamo, quelle tematiche e riaffrontarle anche tramite il blog che curo, non mi dispiace, perché penso che comprendere i mattoncini che ci hanno portato poi a strumenti come quelli sia importante anche per capirne le potenzialità.
su tutte le cose che fai ci tornerò fra un attimo. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è: tu ti sei laureata in, sì, in intelligenza artificiale e informatica, ma non hai svolto un percorso prettamente scientifico. No. Cioè, è successo qualcosa che ti ha fatto cambiare idea, che ti ha fatto passare da un ambito all'altro? Allora, in realtà io ho sempre voluto fare l'informatica, io ho sempre voluto essere un'ingegnera, ma già da quando ero bambina. Diciamo che semplicemente nel momento in cui c'è stato l'arrivo della scelta del liceo, c'è stato, diciamo, anche l'arrivo della ribellione adolescenziale, per cui se da una parte avevo mio papà che voleva farmi fare lo scientifico, mia mamma che voleva farmi fare il classico, io invece ho dovuto trovare la terza via, perché così facevo scontenti tutti e due, e ho detto vado per il linguistico. In realtà posso dire, diciamo, a posteriori che al di là della scelta, diciamo, ribelle, è stato comunque molto utile, perché le lingue in questo settore sono comunque fondamentali. Io le ho studiate anche molto bene, perché ho avuto degli insegnanti veramente bravi nella media, e comunque studiare lingue ti cambia moltissimo l'approccio che hai poi nello studio della programmazione, perché sei abituato, diciamo, a passare da uno strumento all'altro, ma anche a fare paragoni tra i vari linguaggi, e soprattutto ti dà anche una visione multidisciplinare che altrimenti non si avrebbe, soprattutto nel contesto dove, ecco, lavoro anch'io, quindi l'ambito dell'analisi del linguaggio naturale. Sapere che esistono diversi approcci alla lingua è fondamentale, quindi dico che tutto sommato è stata una scelta che poi ha avuto anche un senso, però per il resto no. Ma su questo volevo approfondire un attimo, perché è una fase della vita attraverso la quale passiamo più o meno tutti, cioè il fatto di in un momento in cui siamo adolescenti, siamo superiori, dobbiamo fare già delle scelte, sì, praticamente di vita. Cioè, quanto sì, questa cosa è stata difficile per te ai tempi, e soprattutto che tipo di consiglio daresti a un ragazzo di quell'età oggi per, diciamo, fare anche una scelta giusta, perché comunque è un momento in cui si è anche ancora molto distanti dal mondo del lavoro. Allora, è una scelta complicatissima. Guardando con gli occhi di oggi, dico che al di là di tutto, considerato che appunto io non ho avuto un percorso lineare, quindi un percorso sempre scientifico che poi mi ha portato qui, e tutto sommato sono qui, quindi in qualche modo sono riuscita poi anche a farmi strada in un settore come questo, mi sento di dire che la scelta del liceo è importante, ma è comunque un passaggio molto delicato. Noi in Italia abbiamo diciamo un sistema di istruzione molto complesso, dove si pretende che a 15 anni si abbia già un'idea definitiva di ciò che si vuole diventare da grandi, quando in realtà a 15 anni forse stai iniziando a maturarla, ma è complicato. Ad oggi mi sento di dire che a 15 anni è giusto scegliere quello che in quel momento ci piace, perché poi non è una scelta che ci impedirà in alcun modo di prendere una strada completamente diversa, perché in realtà la dimostrazione sta nel fatto che, ecco, io avendo fatto un classico linguistico, perché poi io facevo tantissimo latino, comunque dopo mi sono iscritta a ingegneria, e tutto sommato con un anno e mezzo di ritardo, che per ingegneria è quasi una buona media, ho preso sia triennale che magistrale, non avendo queste basi scientifiche così solide, perché poi in realtà ovviamente erano le materie penalizzate nel mio percorso di studi. Quindi ad oggi dico, il liceo va fatto secondo quelle che sono le proprie inclinazioni. Poi l'università è un altro discorso, perché chiaramente è già un'altra testa. E anche lì dico, l'università, se fatta, perché non è assolutamente un obbligo, se fatta va fatta seguendo quello che veramente ci piace, perché è un percorso tostissimo, al di là di qualunque facoltà venga scelta, è un percorso tosto, ed è soprattutto una scelta consapevole in quel momento, che richiede tanto studio. Quindi mentre il liceo risulta un po' la scuola dell'obbligo, l'università è un qualcosa che
dobbiamo fare per noi stessi, non seguendo i consigli di mamme, nonni, papà, sì, amici e via dicendo, perché altrimenti sono anni sacrificati inutilmente. Quindi riesci a farlo molto bene se è un qualcosa che ti piace. Se è un qualcosa che non ti piace, no. Come tutte le cose, mi viene da dire. Ma Decisamente. quindi secondo te non c'è un discorso, perché a me è capitato comunque di sentire persone che dicessero, mi sono mossa un po' tardi nel prendere delle decisioni e quindi mi sento magari In già vecchio, ritardo? in ritardo per quest'ambito, ecco. No, no, assolutamente. Guarda, ti posso dire che ho colleghi che hanno iniziato a lavorare in questo settore anche molto tardi e che hanno recuperato, diciamo, gli anni di inesperienza in pochissimo tempo. Non sono una di quelle che dice volere e potere perché è troppo riduttivo, no? Non tiene conto di una serie di fattori che la vita porta. Però quello che posso dire con certezza è che non c'è un'età minima, non ci sono degli step obbligatori, anche l'università stessa, lo dico avendo preso la magistrale perché era un qualcosa che volevo, l'università per lavorare in questo settore non è un obbligo, anzi, anche qui ho colleghi e colleghe che non sono laureati e che hanno delle capacità incredibili, hanno un'esperienza pazzesca e mangiano in testa alla metà delle persone che conosco, che magari sono stralaureate con votoni, master e via dicendo. Quindi figuriamoci, è un qualcosa che dà una forma mentis che fa bene per avere diciamo, un'introduzione ad un settore che è sicuramente molto complesso, ma che poi in realtà non è appunto esclusivo in questo senso, anzi. Certo, Per cui chiaro. Torno sul discorso che facevi prima. Allora, Enterprise Architect di giorno e divulgatrice, autrice di notte. Possiamo dire che sia una supereroina in qualche termine, perché comunque no, vabbè, adesso non dico che è un discorso di doppia personalità, ci mancherebbe assolutamente, però giustamente uno se lo pone la domanda, cioè come fai, soprattutto adesso che sei neomamma, che tra l'altro non so se era una cosa che si poteva dire pubblicamente, ma ormai questo è. Come gestisci il work-life balance? È un equilibrio molto sottile. Diciamo che sicuramente nella mia fase del prima posso dirti che appunto sfruttavo anche molto, molto la sera. Poi devo dire che la capacità di fare mille cose in contemporanea ce l'ho sempre avuta. C'è cioè mia mamma che spesso si lamentava quando io ero al liceo perché, nonostante io andassi benissimo a scuola, mi vedeva davanti al computer mentre magari seguivo qualche corso di, non so, anche programmazione, perché poi avevo già queste fisime al liceo, mentre preparavo le versioni di latino e sentivo la musica e magari rispondevo anche al telefono, no? E lei mi diceva, mi devi Così. spiegare come fai a fare tutte queste Multitasking. cose. Però è pur vero che ho sviluppato questa capacità mentale di riuscire a seguire effettivamente più task contemporaneamente e a portarle avanti. Poi è chiaro che con l'arrivo, diciamo, di un mini umano, in questo senso devi ancora di più aumentare queste capacità, perché ovviamente hai bisogno di avere delle attenzioni speciali mentre comunque la tua vita va avanti, perché non è che smetti di essere quello che sei, anzi, a maggior ragione. Io una cosa che mi sono ripromessa era quello di, tanto più che sono donna, quindi ho vissuto una serie di situazioni all'interno della mia carriera professionale e adesso ho la responsabilità morale, no, per il futuro di chi verrà, di far vedere che essere mamma non è assolutamente uno svantaggio, anzi è qualcosa che ti apre tantissimo la mente. Quindi avrai una responsabilità in più anche in questo senso. Sì, no, ma io me la sento tutta, me la Ah, sento tutta e ok. ci tengo a farle vedere, in questo caso, visto che è una mini donna, ci tengo a farle vedere che avere una passione, seguirla, è fondamentale no? Per far felice me e per far felice lei. Qui, infatti, cioè, volevo un attimo anche approfondire proprio i temi che riguardano la motivazione, nel senso,
Tu hai coltivato tutta una serie di progetti paralleli alla tua attività e tendenzialmente quando qualcuno fa dei progetti paralleli è perché lo vuole fare, cioè prende dalla propria motivazione personale. La tua qual è stata? Allora, se parliamo per esempio di tutto ciò che riguarda il lavoro di divulgazione, in realtà il tutto è ripartito dal restituire alla community quello che io ho ricevuto negli anni. Perché comunque sono partita in un contesto, soprattutto all'università, dove ero una delle poche donne all'interno dell'ambito e c'era molta competizione sicuramente tra le persone che frequentavano l'università. In qualche modo questa voglia di emergere ha fatto sì che dovessi rimboccarmi le maniche e fare un po' di più degli altri, no? E diciamo in internet, nelle community in generale locali, nel mio caso ho trovato uno spazio ampissimo proprio per crescere, per conoscere, per approfondire anche tematiche che erano complicate per me all'epoca. E tutte risorse che ho avuto, tra virgolette, gratis, nel senso ho avuto tanto tempo che mi hanno dedicato, ho avuto la fortuna di anche lavorare con persone che mi hanno seguito, che mi hanno dato un indirizzo e che hanno condiviso la propria esperienza. E in questo senso ho voluto in qualche modo restituire quello che ho avuto nel tempo. Io non, diciamo, non sono una persona particolarmente religiosa, mi definisco atea agnostica, però in qualche modo credo nel karma, quindi so che tra virgolette, quello che faccio di buono, in qualche modo, in un'altra Ritorna. forma, magari tra 20 anni, mi ritornerà. E quello che io ho ricevuto è stato bellissimo, per cui ho detto mi sembra anche giusto ritornarlo. Infatti, sempre detto, io al di là diciamo, dei libri con cui il guadagno economico è sicuramente limitato, il blog è sempre stato, per esempio, gratuito, rimarrà gratuito assolutamente, perché per me è proprio un modo di sapere che anche ecco, quello studente, quella studentessa che potevo essere io, avrà una risorsa che gli svolterà l'esame, no? Non Quindi di è fatto poco. tu, diciamo, giustamente cerchi di tornare indietro quello che ti è stato dato e cerchi di assumere in qualche modo un ruolo di, passami il termine, mentore per qualcun altro. Sì, Anche se magari non in decisamente. maniera diretta, ma attraverso quello che comunichi, quello che fai, eccetera. Ci sono stati mentori nella tua carriera? Tu hai parlato di persone che ti Sì. hanno dedicato del tempo, ti hanno aiutato, ci sono stati? Sì, sicuramente sì, ne potrei citare tantissimi. Diciamo partendo dal contesto dell'università, per esempio, ci sono stati i miei docenti di intelligenza artificiale che, sapendo tra l'altro la passione che io avevo per queste materie, mi hanno seguito, mi hanno spinto ad andare anche oltre, quello che effettivamente vedevamo sui banchi, diciamo, delle aule. E con cui ho avuto anche degli scontri, io lo racconto sempre, io con il mio professore dell'epoca ho avuto uno scontro molto duro sulle modalità di esame che non mi piacevano, tanto che io ho rifiutato il primo voto dell'esame, avevo preso 28, quindi non era neanche un voto così basso per ingegneria, l'ho rifiutato perché per me l'approccio all'esame era sbagliato, era un approccio troppo teorico e guardando già al mondo del lavoro, dicevo, noi con questa roba non ci faremo niente. L'esame deve essere pratico, ci deve mettere alla prova per vedere se abbiamo le capacità per parlare di questa materia, non per dimostrare che sappiamo le cose a memoria. Cambiando l'esame, poi l'ho anche risostenuto e per fortuna è stato l'unico trentellode Ma della mia cioè, carriera. lui l'ha modificato poi? Sì. Beh, t'ha Sì, ascoltato. abbiamo avuto uno scontro molto duro, però sono state di quelle persone che erano aperte al dialogo, no? E anche questo secondo me fa tanto, perché comunque non è banale andare da un docente e dirgli secondo me stai sbagliando, soprattutto perché io in quel momento non ero veramente nessuno, no? Parliamoci chiaro, ero una studentessa. Devi già avere anche un bel carattere, ecco. Sì, i professori non hanno avuto sicuramente, professori e professoressa non hanno avuto vita facile. Però posso dire che per me sono state di ispirazione, infatti sono state anche le persone che ho ringraziato appunto nel mio primo libro. I miei colleghi di università,
parlo al maschile perché purtroppo erano tutti maschi all'epoca, alla magistrale poi assolutamente, e sono persone che ho continuato a frequentare anche dopo perché mi sono state veramente di aiuto e soprattutto c'è stato, vabbè, questo posso anche dire nome e cognome perché tra l'altro è una persona super conosciuta nel settore che mi ha fatto da docente, io sono super orgogliosa, Alberto Massidda, che adesso lavora in Meta, peraltro. Lui teneva dei corsi di Linux gratuitamente all'università, io li ho seguiti tutti e nella passione che ho visto in lui mi ci sono ritrovata tantissimo, tanto che poi ho preso anche il suo posto, quindi tenevo i corsi diciamo quando lui quando lui poi a un certo punto giustamente ha smesso e tenevo i corsi al posto suo e lì ho capito perché lo faceva. Molto, molto interessante questo, tra l'altro visto che l'hai citato magari ci puoi fare anche da, diciamo, da introduzione così arriviamo anche a lui, chissà. Assolutamente, ma che scherzi, certo. Cambio un attimo argomento, cioè passiamo proprio a un'altra fase, diciamo così, dell'intervista, perché alla domanda, noi ti abbiamo fatto tutta una serie di domande, così spieghiamo anche come ha funzionato, una delle domande era perché hai deciso di diventare developer e tu hai risposto... Okay. Perché trovare una soluzione a tutti i problemi che la vita ti pone è sempre stato un mio tallone d'Achille, nel bene e nel male. E allora io ti chiedo, perché senti questo bisogno di risolvere i problemi con la programmazione? Qua potremmo iniziare una sorta di seduta psicanalitica. È più o meno, siamo lì. Più o meno sì. Ma in realtà... perché, diciamo, essendo anche una persona caratterialmente molto razionale, la programmazione è uno strumento fantastico per riuscire a mettere a terra un problema, vederlo in modo analitico, riuscire a scomporlo e riuscire, diciamo, a trattarlo in maniera settica, no? E in qualche modo è quello che poi io applico anche nella vita personale, oltre che professionale, ed è un qualcosa che mi ha sempre aiutato anche ad affrontare situazioni particolarmente complesse, nel bene e nel male, perché poi essere così razionale ovviamente ha anche i suoi svantaggi, non voglio dire anzi che sia una caratteristica particolarmente positiva. Però posso dire che nel mondo del lavoro, anche quando ci si trova in delle situazioni di emergenza, no? Sai, quei momenti in cui ti arrivano e ti dicono il cliente vuole questa cosa fatta per ieri, il fatto di avere la capacità di dire ok, mettiamo sul tavolo quello che è il problema, cerchiamo di scomporlo in pezzi, analizzarlo e poi tradurlo, perché poi la programmazione di fatto è una traduzione, ha fatto sì che diciamo le famose capacità di problem solving, che sono quei termini che vengono messi ovunque nei CV, così come prezzemolo più o meno sì, in realtà maturassero tantissimo. Infatti devo dire che la fortuna anche nella mia attuale professione, diciamo, nel lavorare con architetture software, quindi vedere il software a 360 gradi, avere una capacità così analitica è fondamentale, perché appunto mi permette di ritrovarmi davanti con persone che magari sono prese dal problema e quindi sono più spostate su, diciamo, una capacità emotiva negativa in quel momento, problemi che sono apparentemente difficili, poi in realtà si dimostrano essere facili, e vederli per quello che sono. Nell'ambito della programmazione a me ha sempre permesso anche di spaziare tra tantissimi linguaggi senza mai vederli come mostri, ma semplicemente come strumenti diversi che si applicano a situazioni diverse e che poi sono una traduzione. Questa è la, diciamo, la tua personale esperienza, ma a livello più generale secondo te cos'è che spinge proprio i developer a voler risolvere problemi? Ma è una domanda difficilissima, perché poi anche parlandone magari con colleghi e colleghe del settore ottieni risposte sempre diverse. Secondo me quello che ci spinge a utilizzare la programmazione è in qualche modo la capacità di diventare un po' degli artefici che possono, diciamo, rappresentare una parte del mondo reale
in scrittura, no? Quindi il fatto bello di questo... poter prendere qualcosa di astratto. C'è anche un personaggio greco che adesso non mi viene assolutamente, no? Mi trovo impreparato, sì, sulla filosofia greca. No, figurati. Non sono le mie letture della buonanotte. No, diciamo, questo, ecco, questo è un retaggio sicuramente della scuola. Ah, beh, certo, giustamente. No, ti posso dire per certo che inizia con la D, ma adesso ovviamente la parola non mi viene, ma tanto il mio cervello continua a pensare alla grande. Me lo dirai, lo aggiungo poi in post. Te lo dirò dopo, però ecco, c'è questo personaggio, diciamo, letterario che viene definito proprio come l'artefice in grado di plasmare il mondo, no? In fondo il programmatore, la programmatrice un po' questo è, prende una porzione di mondo reale e la trasforma in qualcosa che funziona, che ha delle capacità di un certo tipo, e che riesce in qualche modo, ecco, a plasmare il mondo attraverso il codice, che non è poco. Adesso ti voglio fare una domanda un po', come dire, un po' alternativa. Immagino di essere in un mondo in cui le tue abilità da developer non siano più utili, cioè non esista più la programmazione, non serve più a niente. Cosa faresti? Cioè, di che cose ti occuperesti? Domandone. Allora, ti rispondo in questo modo. Io da piccola ho sempre voluto fare la scrittrice, l'archeologa e l'informatica. Quindi due su tre le hai, forse? Due su tre ci sono. L'archeologa, diciamo che anche in quello comunque qualche contaminazione c'è. Però... guarda, ti direi comunque la scrittrice, nel senso, ecco, la programmazione se smettesse di essere un qualcosa di utile, diciamo, anche se ne dubito fortemente, la scrittrice sicuramente potrebbe essere una buona alternativa. E, sei già sulla buona strada. Sì. Di cosa scrivi? No. Ecco, però aspetta, di cosa scriveresti, visto che la programmazione non c'è più, quindi non scrivi più cose tecniche, di cosa scriveresti? Di cosa scriverei? Che è già più difficile. Allora, questo è molto difficile. Ti posso dire, scriverei di donne, scriverei di storie che al momento ancora non ho mai letto. Io leggo tantissimo. Il che, come leggevo poi in un post molto bello ieri su LinkedIn, questo è anche il bello di LinkedIn, che scopri di conoscere persone senza conoscerle. Uh-huh. Leggevo questo post che in realtà capita a fagiolo, no? Dice, spesso le persone si pongono l'obiettivo di leggere 40, 50, 1000 libri all'anno, quando in realtà non è quanto leggi, quindi non è il numero di libri che leggi, ma quanto effettivamente poi ti porti dentro. Io sono una di quelle che legge tantissimo, e ammetto che fino all'anno scorso mi mettevo, no, l'obiettivo, dico, quest'anno devo leggere, che ne so, 40 libri. Però effettivamente mi rendo conto che non era qualcosa che facevo perché volevo rompere il record, ma perché volevo stimolarmi a leggere di più, perché poi nei momenti della vita purtroppo la lettura va via. E oh, sì. L'anno scorso ho avuto la... Benissimo. Esatto. E l'anno scorso ho letto tanto di un genere che diciamo non avevo avuto il modo di approfondire e che invece mi rendo conto che ci serve, mi serviva. Che è di storie reali, no? Io mi sono sempre buttata su, non so, romanzi, gialli, biografie, thriller, noir. Sì, sì. Okay. Avevo bisogno di leggere storie di persone, perché ci sono dei momenti della vita in cui ti senti più solo, non pensi di vivere delle situazioni straordinarie, che sono straordinarie per te, invece ti rendi conto che c'è un mondo pieno di persone che probabilmente hanno vissuto la stessa cosa sulla pelle e ti fa bene in questo senso. E, di recente, per esempio, ho letto un libro che avrei voluto scrivere io, invece ho scoperto che per fortuna qualcuno l'ha già pensato, di un'autrice tra l'altro super conosciuta, di cui non ho il coraggio di pronunciare il nome perché so che lo pronunciare male, ma è l'autrice che ha scritto anche Americana, okay, con l'H finale. Che ha vinto tantissimi premi, e lei ha scritto un libro che mi è stato regalato da una persona che mi conosce benissimo, che si chiama 15 lezioni per crescere una figlia femminista.
no? Adesso al di là di qualunque... L'avevi messo su LinkedIn, vero? La foto del libro? No? Allora ne avevi pubblicato forse un altro, bene. Come l'ho detto? Ne ho fatto sicuramente un altro. Questo, ti posso dire, adesso, appunto, al di là di qualunque tipo di politica o corrente di pensiero, è uno di quei libri in cui mi sono detta, vedi, questo l'avrei voluto scrivere io, perché ti fa riflettere tanto su quello che vivono altre persone sulla pelle, su quello che ho vissuto io, e dico, vedi, anche in un mondo così distante da me, perché lì parliamo comunque di un continente completamente diverso dal nostro, che è l'Africa, quindi una cultura completamente diversa dalla nostra, in molte cose mi ritrovo, nel bene e nel male. Quindi dico che la scrittura comunque è un'ottima alternativa, è una strada parallela che seguire volentieri, in realtà anche la docente. Mi hanno sempre detto... Ecco, vedi. Sì. Sempre per il discorso del dare e avere, ecco. Sì, assolutamente. Ci sta assolutamente. Infatti te l'avrei chiesto se, diciamo, passare al lato oscuro della formazione sarebbe stato qualcosa che avresti voluto. In previsione? Sì, cioè, sai... A naso, secondo me, quando si inizia a ridare indietro quello che si è ricevuto, poi si passa tendenzialmente anche al discorso della formazione, quindi me l'aspettavo. Parliamo di problemi e difficoltà del nostro settore, ok? Sì. La prima domanda che ti voglio fare è, secondo te, perché, diciamo, in generale, junior, ma anche persone che stanno lavorando, diciamo, nel tentare di costruire la loro carriera, hanno poca consapevolezza della loro professione, di quello che fanno e di quello che potrebbero fare in futuro? Ma secondo me è un po' perché viene venduta questa idea che lavorare in questo settore ti permette di essere ricco nel giro di un anno e di avere degli stipendi a delle cifre che non sono assolutamente realistiche. Quindi un po' si crea questa sorta di hype che purtroppo ci porta in qualche modo poi anche a ritrovarci, dico purtroppo perché poi ho avuto a che fare con queste persone che si sono rese conto nel frattempo che la realtà è ben diversa, con ragazzi e ragazze molto giovani che con questa visione del appunto avrò lo stipendione anche se sono laureato dall'altro ieri, rifiutano buone proposte di lavoro perché non all'altezza dello stipendio che avevano in mente, no? Un po'... questo è difficile, è molto dura qua, credimi. No, lo so, e lo dico anche qua dal basso della mia esperienza, perché io sono stata una di quelle che ha iniziato a lavorare, che ancora faceva la triennale, e lo dico pubblicamente, io ho uno stipendio che non arrivava minimamente ai 1000 euro. Per un full time pieno e mi sono fatta un mazzo tanto per arrivare dove sono, con la presunzione di dire che per me lo stipendio, e spero che questo la mia azienda non mi ascolti, lo stipendio per me non è importante, nel senso che, attenzione, ciao Serena, da domani vorremmo ridurti lo stipendio. Esatto. Nel senso che per me è sempre stato più una questione di quello che in realtà io ricevevo. Noi passiamo un terzo della nostra giornata a lavorare, un terzo se va bene, perché poi io sono ottimista, dico 8 ore, ma in realtà io sono la prima che 8 ore non le fa mai. E quindi per me era più importante che fosse stimolante a livello mentale che non poi quello che alla fine mi ritrovo in conto in banca. Dove ovviamente dico non deve essere, non bisogna essere sottopagati, perché per carità, però... Anche l'essere strapagati comunque comporta poi dei sacrifici che non tutti sono disposti a tenere. Quindi ti comporta anche delle responsabilità, cioè più ti pagano ovviamente. Assolutamente, e anche questo concetto non passa assolutamente. Quindi appunto ci sta questa credenza che lavorare in questo settore ti porta a diventare ricco, senza rendersi conto che sì, magari ti trovi anche un'offerta di lavoro che ti porta effettivamente a dei compensi economici molto alti, ma qual è poi il sacrificio che devi fare? È un patto col diavolo, comunque. Ci pensi? Perché secondo me anche in questo caso non ci si pensa. Ed è un problema, perché è un sacrificio che magari si può fare i primi anni. Poi non so quanto effettivamente ne valga la pena. Anche se, come tutte le cose, io non sono una generalista, dico che dipende, perché ci sono persone che lavorano per questo, ci sono persone che lavorano
per passione, quindi diciamo anche il fattore economico forse non è messo sul piattino della bilancia con lo stesso peso. Cambiando domanda invece, noi ti abbiamo chiesto quali fossero le tue opinioni molto forti nel settore, e quindi io ti chiedo, secondo te, per imparare a programmare, qual è il linguaggio da, secondo te, da evitare, e perché proprio PHP? Così. Sì. Quindi la risposta alla prima domanda ce l'abbiamo, ok. Sì. La risposta alla seconda domanda è perché PHP? Perché nella mia esperienza professionale, il che non vuol dire assolutamente anche in questo caso che sia generalista, ma per quello che l'ho, diciamo, per quel che ho visto io nel contesto di PHP, è un linguaggio che si applica a troppe cose in maniere troppo diverse e non ha, diciamo, un unico modo di essere utilizzato, quantomeno un modo standard per approcciarsi. E l'approccio, secondo me, il famoso from zero to hero con PHP non esiste. Io forse sono troppo ben abituata con Python, dove ti basta veramente poco per già iniziare, certo, ad approcciarti al linguaggio. PHP, se tu cerchi un hello world, dici sì, ma un hello world per fare cosa? Perché PHP ti permette di fare talmente tante cose in così tanti modi diversi che anche il da dove comincia è difficile. Quindi non è la complessità del linguaggio in sé, ma la troppa frammentazione, sì, diciamo così, di quello che ci, sì, puoi fare. Sì, no, assolutamente. Penso che io ho iniziato con PHP. Quindi... ma lo so, ma però ai tempi non è PHP di oggi, ecco. No, io parlo del PHP di oggi, lo trovo un linguaggio inutilmente complesso, complesso nel senso che è sfaccettato, ma in maniera troppo, ecco, troppo frammentaria, quindi e lo dico con Python, che per esempio è un linguaggio che ti permette di sviluppare web, ma ecco anche addestrare modelli di machine learning, quindi è un linguaggio che ti permette di fare tutto, però la struttura di base è quella, mm-hmm, il modo di lavorare è quello. PHP ha talmente tanti modi di lavorare che ti mette in difficoltà. Quindi anche se dovessi pensare ad insegnare una materia del genere, la realtà è che non saprei da dove partire. Perché pur avendoci lavorato, pur avendolo studiato, dico io non... alzerei le mani e direi ok, è complicato. È complicato spiegare PHP a qualcuno. Però, ripeto, è la mia esperienza, poi ci saranno sicuramente persone che diranno wow, il linguaggio della vita, come ho fatto a stare senza. Per cui, chi lo sa, anzi, sarei felice di ricredermi. E ultima domanda invece su questo tema riguarda il testing. Perché tu hai detto che è un argomento sottostimato e sopravvalutato allo stesso tempo. Ci spieghi meglio cosa vuoi dire? Allora, dico che è un argomento sottostimato perché nel momento in cui ci ritroviamo poi con delle applicazioni che non funzionano e che ci mandano in disservizio il prodotto per diverse ore, se non diversi giorni, ci rendiamo conto che avremmo potuto fare qualcosa e che il latte versato forse aveva, no? Una spiegazione. E il testing in questo caso è fondamentale come strumento di prevenzione. Non, certo, chiaramente non riesce a coprire il 100% delle casistiche, però sicuramente è utile a farti riflettere su quelle che possono essere delle casistiche reali di problemi con cui ti potresti scontrare. È sopravvalutato perché, anche qui vado controcorrente probabilmente, l'approccio del scrivere test ancora prima di scrivere il codice non l'ho mai trovato un approccio utile. Quindi il TDD? Nel senso che... Il TDD? Sì, non lo trovo un approccio utile nel momento in cui, diciamo, quella è l'unica pillola che noi andiamo a seguire per poi seguire tutto il prodotto software. Mi provo a spiegare meglio, questo anche per evitare, diciamo, di dare adito. Perché li sento già, sai, quelli che dicono, ah, oh, cosa sta dicendo? No, allora... io dico che seguendo, ecco, anche un approccio che aderisce per esempio a una filosofia DevOps, il testing è fondamentale, però casualmente non si trova all'inizio della catena.
Questo perché un po' nei progetti si tende a buttarsi nello scrivere il codice ancora prima di aver capito qual è il problema. E qua ritorniamo anche a quello che dicevo prima. La programmazione è una traduzione di una possibile soluzione, ma non è la soluzione stessa, perché in realtà traduce solo quello che noi abbiamo in testa. E invece c'è questa tendenza, per mancanza di tempo, perché poi spesso il problema è che nei progetti c'è mancanza di tempo, di scrivere codice e poi la cosa la definiamo in corso d'opera. È sbagliatissimo, perché poi ti porti appresso un sacco di requisiti che, no, nel frattempo, certo, maturano, evolvono, nascono, e ti rendi conto che ci sono tanti problemi da risolvere che si accumulano e non si risolvono mai. E in questo senso, quindi, se noi pensiamo di buttarci a scrivere codice, come possiamo già pensare di buttarci a scrivere test per del codice che non sappiamo se rispetterà i requisiti? Quindi per questo dico, anche il TTD è un approccio che, realisticamente parlando, se non si è certi di quello che stiamo facendo in termini di business needs, non è, sì, un perché approccio... Comunque richiede una consapevolezza da parte di tutta la catena. Bravo, cosa che, per quel che ho visto, nell'80% dei casi non c'è. Non c'è, sì, cioè, quindi nella mia non parlo piccolissima della esperienza attuale. Devo dire che io non l'ho mai applicato in contesto lavorativo, l'ho applicato magari sui miei progetti personali, ma prevalentemente sì, perché in contesto lavorativo non ho mai trovato, diciamo, già la chiarezza di quello che deve essere fatto prima ancora di realizzarlo. A volte, bravo, ti dicevano sì, ma prima vediamo, poi magari cambiamo in corsa. No, esatto. E quindi esatto, in questo capisco dico che allora il tuo pensiero. Va bene, perché no, ti permette di adattarti in una situazione che evolve. In un contesto dove tu sai appunto che ci saranno cambiamenti, perché ci sono sempre, perché poi anche capire quelli che sono i bisogni del cliente è complicato, allora partire già dai test, dico, no, non è un approccio che può funzionare, anzi rischia di essere un rallentamento più che uno strumento utile, perché lo è uno strumento utile ai fini del avere un buon prodotto. Ora ti chiedo, cambiando completamente argomento... Saltiamo, sì, così, di palo in frasca, proprio... Ci piace così, questa stagione facciamo così, saltiamo da un argomento all'altro. Tu hai detto che... ti abbiamo chiesto quali fossero i tuoi personaggi di riferimento. Uh-huh. E tu hai detto Grace Hopper e Katherine Globe. Come mai? Cioè, come mai li vedi come personaggi di riferimento? Se c'è qualche aneddoto, allora, particolare, non so. Sì, allora, aneddoti particolari, sì, nel senso, Grace Hopper è sicuramente stata una pioniera in un contesto molto complicato, nel senso che l'informatica era in nascere, per cui riuscire, diciamo, a dare un contributo così forte, storicamente parlando, per quello che era la società in quel momento, e quindi anche il divario di genere, e anche proprio dal punto di vista culturale, l'informatica in quel momento era un campo appunto in scoperta, aver avuto un impatto così forte no, non è da poco, no? E in questo senso la ritengo una delle primissime role model informatiche, nell'ambito informatico, a cui possiamo attenerci. Una delle prime, per fortuna, non una delle ultime, ma l'importanza di avere dei ruoli di riferimento in questo campo, per, in generale per le minoranze, è fondamentale per potersi fare strada e dire ce la posso fare. L'altro personaggio che giustamente hai notato in realtà è legato a un film che ho visto che racconta una storia vera, che si chiama Il diritto di contare, che è la storia di queste tre matematiche barra fisiche, barra ingegnere, perché in realtà una di queste si laurea poi in ingegneria, che inizia a lavorare per la NASA. Sono tre donne nere, quindi figuriamoci, in un momento in cui le nere avevano una sezione separata, avevano un bagno separato, ed erano relegate a... Peggio che poteva capitare, insomma. Sì, era un contesto sicuramente molto molto difficile, molto difficile, ed è una donna che è andata contro la sua famiglia, suo marito,
la società stessa e che ha sfidato, ha osato sfidare comunque dei personaggi importantissimi in un contesto importante, perché voglio dire la NASA era già quello che è oggi, già negli anni 50. Quindi figuriamoci a imporsi in un campo del genere, con tutte le difficoltà del caso. Non posso dire di essermici ritrovata, perché per carità non c'è neanche minimamente paragone in una situazione del genere, però la forza che vedi in persone come loro ti dà la forza di dire se questi ce l'hanno fatta loro. Sì, bravo. Chiaro, chiaro. E poi c'è un altro personaggio che tu hai detto essere un tuo punto di riferimento, che è tuo papà. Uh-huh. Allora qui te l'ho già chiesto prima, sarà una domanda che sarebbe stata, no, diciamo, troppo personale. Ti chiedo di condividerci un aneddoto che ci fa capire come mai tuo papà è considerato un tuo eroe. È una domanda difficile, non ho assolutamente problemi a rispondere, perché appunto, nonostante il periodo di ribellione, è una persona che ha sempre creduto molto nelle mie capacità e che mi ha sostenuto anche quando ho dovuto affrontare, soprattutto nel primo anno di università, molte discriminazioni da parte degli insegnanti stessi. Uh-huh. Che per quanto diciamo viviamo nel 2020 e non nel 1800, c'erano, ci sono state, e che riguardavano per esempio il mio essere una studentessa all'interno di un contesto prettamente maschile. Quindi mi sono sentita discriminata esplicitamente in quanto studentessa che poteva approcciarsi per esempio alla filosofia o alla letteratura invece di buttarsi all'informatica, non avendone assolutamente le capacità. E mio papà in questo senso è sempre stato controcorrente, anzi è stato quello che mi ha detto vai, insisti, ci mettiamo insieme, lo facciamo insieme. Al di là del fatto che poi lui era un ingegnere elettronico, quindi quando si è laureato l'informatica ugualmente era un qualcosa che, lui si è laureato immagino negli anni 80, era un qualcosa che ancora non era esploso come oggi, era sicuramente più avanti ma non era esploso, e si è rifatto totalmente una carriera intorno all'informatica, andando molto più avanti dei tempi. Lui per esempio lavorava nell'ambito dell'agricoltura di precisione con i droni. Dai, bellissimo. Parliamo, sì, uno dei tanti campi, perché poi era un altro di quelli che spaziava tantissimo. Ecco, da qualcuno dovevi prendere, insomma. Devo dire sicuramente un pochino sì, e lui ha cominciato a lavorare con i droni nel momento in cui i droni non erano neanche lontanamente nell'interesse per esempio della legislazione dell'ENAC, no? L'ente che si occupa di legislare anche i voli, e li ha visti come uno strumento fondamentale anche per l'applicabilità all'interno dell'ingegneria civile, e parliamo di 15 anni fa. Adesso i droni sono qualcosa che tu puoi andarti a comprare tranquillamente al centro commerciale per farci le riprese per i matrimoni, però applicarli poi in un campo reale, diciamo anche di utilità pubblica, mettiamolo in questo senso, è un qualcosa che è arrivato molto, molto tardi, e dove lui invece ci aveva visto già molto lungo, mettiamola così. Io racconto sempre che lui per esempio ha scritto una tesi in linguistica computazionale, laureandosi in elettronica. Linguistica computazionale che guarda un po' adesso, appunto, uno degli hype del momento, perché no, abbiamo questi strumenti che ci permettono di sapere quando è nato, non so, quando è nato un noto personaggio, come scrivere un articolo in maniera automatica e senza dover fare il minimo sforzo mentale. Parliamo degli anni 80. Beh, complimenti. Adesso posso capire come mai tuo papà fosse per te una persona così di riferimento, assolutamente. Sì, assolutamente. Tanto di cappello, complimenti. Complimenti a papà, non a te, perché nel senso ti ha dato dei grandi valori. Parlando di valori, tu sei stata una persona che comunque ha speso molto tempo dietro a studio, formazione,
lavoro, quindi ho impiegato anche tanto tempo per arrivarci. E, sei stata di fatto una persona umile da questo punto di vista. L'hai detto anche prima, non dobbiamo magari ricercare particolarmente l'aspetto economico, ma più che altro quello di quello che ci trasmette il lavoro e quant'altro, che diciamo fa passare concetti di umiltà. Esatto. Senza particolarmente volerci ripetere, però perché pensi sia diciamo così importante sottolineare il concetto di umiltà nel nostro lavoro? Un po' perché, come dicevo anche prima, adesso viviamo in un contesto dove c'è una fortissima domanda, no? Di persone che lavorano in questo settore, però allo stesso tempo, proprio perché c'è questa forte domanda, c'è anche questo forte hype nel pensare che il lavoro ti debba cascare davanti o che debba venirti a bussare alla porta. E nel contesto in cui lavoriamo è facile imbattersi in personaggi che in qualche modo non voglio dire sovrastimano le proprie capacità, perché poi non è questo il discorso, però che non si ricordano forse da dove sono partiti, perché tutti abbiamo avuto un inizio difficile o meno, ed è bene ricordarcelo, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con persone che magari stanno iniziando, hanno bisogno di sentirsi incoraggiati, non demotivati, e soprattutto non eccessivamente stimolati nel pensare che avranno tutto gratis, perché comunque lavorare in un settore come questo richiede uno studio costante. Mm-hmm. Non arrivi a dire mi laureo o completo un corso e sono pronta a lavorare da qui ai prossimi 10 anni, non avrò bisogno di evolvermi. In realtà è un qualcosa che ti richiede di studiare tutti i santi giorni, perché bastano pochi mesi per rimanere indietro di anni. Purtroppo sì. Sono le ultime tecnologie, le ultime novità, regolamentazioni. Cioè, è veramente impossibile, già è impossibile a prescindere studiando tutti i giorni, riuscire a correre alla stessa velocità a cui corre la tecnologia, no? Ne parlavo giusto con Michela Bertaina. Bertaina, se no, sì. Ti arrabbia che pronuncio male. Bertaina, di CodeMotion, che è una famosissima community manager e anche selfie expert, come si definisce lei. che conosciamo, insomma, che lavora nel settore, già è difficile correre, non dico alla stessa velocità, però riuscire comunque a inseguire l'obiettivo. Fermarsi poi è veramente impossibile, quindi pensare di lavorare in un settore del genere e in qualche modo, passami l'espressione, campare di rendita è... Ma a costa di spendere ancora più tempo su questo concetto, il concetto di umiltà lo applichi solo proprio alla questione studio e formazione, o anche proprio al proprio comportamento anche sull'ambiente lavorativo? No, assolutamente, anche al comportamento. Io ho diciamo, mi serve in generale, adesso c'è anche un ospite canino. Beh, giustamente, se non c'è uno c'è l'altro. Assolutamente. No, è un concetto secondo me che fa bene in generale per poterti rapportare con qualunque tipo di persona, no? Soprattutto, allora, se lavori in un contesto gerarchico, dove quindi hai persone, diciamo, che lavorano sotto, persone che lavorano sopra di te, l'umiltà ti permette di trovare anche una base comune, una sorta di terreno di mezzo dove riuscire ad avere un confronto sano, equilibrato e costruttivo. Avere un approccio non umile sia da una parte che dall'altra ti porta in una posizione di svantaggio. Svantaggio perché nel caso delle persone che magari hai sotto sembri volerle sovrastare, cosa che magari in quel momento non è assolutamente necessario. Mm-hmm. E non è necessario in generale. Nel momento in cui ti trovi con delle persone sopra, lo svantaggio è sicuramente tutto tuo, perché poi non sai mai quella discussione a cosa potrebbe portarti. Invece mantenere una sorta di posizione neutra, ricordandosi delle proprie capacità, perché poi l'umiltà non significa sottostimarsi, l'umiltà significa diciamo essere in grado di portare sul tavolo la propria opinione, però senza appunto sovrastare gli altri,
Ti dà invece un grandissimo vantaggio, quello di metterti sullo stesso piano delle altre persone, imparare comunque, ma riuscendo anche a dimostrare grandi capacità professionali e personali, perché poi le soft skill sono molto sottovalutate. Guarda, qui potremmo aprire un filone a parte. Assolutamente. Parlando di ambiente lavorativo, allora, ti abbiamo chiesto, diciamo, se avessi mai ricevuto nella tua carriera comportamenti, diciamo così, tossici. Sì. E tu ci hai detto che una volta ti è capitato che di aver ricevuto un feedback in cui ti hanno detto abbastanza intelligente, peccato per il viso. Sì. Ora, senza aprire, diciamo, il vaso di Pandora su questo discorso, ti chiedo, è evidente che comunque siamo, cioè, nel nostro settore ci sia anche un po' di ignoranza su determinati temi, e quello che ti volevo chiedere è, secondo te, come si può combattere in qualche modo questa ignoranza e che suggerimenti vorresti dare alle persone che si trovano a subire anche comportamenti tossici in azienda? Il miglior suggerimento che mi sento di dare è quello di non far passare questi comportamenti. Io anche in quella situazione non ho assolutamente ignorato la cosa e mi sono rivolta direttamente alle figure che stavano sopra di me per far presente la situazione, e anche a costo di, diciamo, rischiare il posto di lavoro, non mi interessava, perché ne non faccio è tollerabile, anche una questione, no, perlomeno per me no, poi mi rendo conto che ogni persona è diversa, però per me non era assolutamente tollerabile un comportamento del genere. Beh, però sai, scusami se ti interrompo, il discorso per alcune persone così, secondo me a volte le persone semplicemente hanno paura di esporsi perché hanno la paura di perdere il lavoro e quindi magari non trovare. Che non è da poco, eh. Certo. Non è una cosa da poco, io mi rendo conto che poi quando faccio questa affermazione lo dico perché posso permettermi, no? Ho il privilegio, ne parlo proprio di privilegio, ho il privilegio di poterlo fare, perché io per esempio dico, se mi ritrovassi in un ambiente del genere, se mi ritrovassi a dover riaffrontare una situazione del genere, reagirei nello stesso identico modo. Perdo il posto di lavoro, non mi interessa, ho un'integrità e intendo dare. Certo, esatto. Ascolto. Lo faccio sapendo che però potrei permettermi di farlo. Chiaro. No? Ho la presunzione di poterlo fare. Mi rendo conto che ci sono situazioni in cui non è possibile farlo, e in questo senso è molto importante che le aziende mettano comunque a disposizione degli strumenti che possano gestire queste situazioni in totale sicurezza per chi denuncia, ma anche in maniera pratica per le persone che sono coinvolte in maniera negativa. Quindi avere per esempio delle politiche di gestione di, diciamo così, molestie verbali, no? Non voglio neanche parlare di quelle fisiche, ma molestie verbali all'interno di un contesto lavorativo è fondamentale. Quindi avere anche un ufficio che permette di fare segnalazioni anonime o che permetta di mantenere l'anonimato di una serie di segnalazioni che vengono fatte e che poi prenda le giuste azioni è importante, perché non serve a crescere anche in un contesto più sano, in un contesto più tranquillo, anche perché voglio dire, ma quale persona, e qua parlo veramente in maniera generica, quale persona si sentirebbe tranquilla nel lavorare in un ambiente tossico? E riuscirebbe a dare le stesse, appunto, riuscirebbe a dare lo stesso contributo, ad avere delle prestazioni che siano molto più che buone, a dare veramente un contributo all'azienda, che sia produttivo o no. Quindi in realtà è anche un ritorno di investimento che tu fai nei confronti delle persone che lavorano con te. Perché se io non ti lavoro bene, tu non guadagni bene, e alla fine, prima o poi, ne paghi le conseguenze anche tu. Certo, certo. Diciamo un po' in contrapposizione, perché abbiamo parlato di ambiente tossico, però tu
qualche tempo fa avevi scritto un post su LinkedIn in cui dicevi che gentilezza e umanità, cioè non tanto in contrapposizione, in realtà più o meno sullo stesso filone, gentilezza e umanità sì. nel posto di lavoro si stanno un po' perdendo. Ce lo spieghi, diciamo, brevemente? Sì, allora, diciamo era riferito al fatto che appunto le soft skill, come dicevo prima, sono qualcosa di sottovalutato. Noi pensiamo sempre che lavorare in questo settore richieda 1000 competenze trasversali, 12.000 linguaggi di programmazione, framework, sistemi operativi, problem solving e altre simili. In realtà, appunto, è fondamentale anche sapersi approcciare con le persone, perché noi lavoriamo con le persone, lavoriamo per le persone. Se non sei in grado di rapportarti, di essere umano e ricordarti che ci sono di fronte a te anche altri esseri umani, lavorare diventa molto più complicato. Io ho avuto la fortuna di seguire una serie di corsi di soft skill all'interno della mia azienda attuale, dove ci hanno insegnato per esempio quali sono le capacità di negoziazione e gestione dello stress, proprio perché comunque si sono resi conto che c'è una forte componente di stress nel lavorare sotto pressione, di cui però dobbiamo tenere conto quando ci relazioniamo, perché anche quel gesto in più, anche quella domanda in più che fai all'inizio della riunione, come stai, come sta la tua famiglia, che tempo fa lì da te, crea empatia. Sì, ci permette di ricordarci che al di là, diciamo, di uno schermo, tanto più che adesso lavoriamo molti, molto spesso in remote, al di là di questo ci sono anche delle persone, no? Che hanno situazioni più o meno complicate, che per quanto magari cerchino di non farle interferire col lavoro, se gli dai quell'attimo di spazio per, no, respirare e poi riuscire a dire ok, adesso possiamo passare al lato professionale, già le fai sentire meglio, e non è poco. E come stai è sottovalutato. Bello questo, può essere il titolo di un post, se vuoi te lo puoi rivendere, nonostante l'abbia detto tu stesso. Sì, assolutamente. Allora, tema quanto più attuale possibile. Anche qui, diciamo, l'hai citato in qualche tuo post su LinkedIn. In questo momento siamo tra i lavori, cioè il nostro è tra i lavori più sicuri e anche pagati, diciamo, nel mondo digitale, diciamo. Okay, esatto. Però si sta diffondendo, come in tante altre professioni, la paura di essere rimpiazzati dall'intelligenza artificiale. Secondo te è concreto? Cioè, ha senso di esistere questa paura? Questa preoccupazione? Sì. No, poi mi sbaglierò sicuramente con il tempo, lo vedremo, però no, nel senso che è una paura non ben argomentata. Ci saranno una serie di lavori che finiranno per forza di cose, ma questo non è dovuto all'intelligenza artificiale, ma all'automazione in generale. Qui cito sempre che c'è sempre stata, tra l'altro, non è che c'è sempre stata, cioè siamo noi che la facciamo, voglio dire. Sì, e infatti è un po' un cane che si morde la coda, nel senso, noi cerchiamo di andare avanti sotto certi campi e poi ci rendiamo conto che però stiamo sottraendo posti di lavoro. Mi sembra un po' una sorta di polemica barra politica scorretta. Io qua faccio sempre una citazione che mediamente conoscono tutti, no? Il film La fabbrica di cioccolato, che viene dal famoso romanzo di Roald Dahl, la fabbrica di cioccolato, no? Il nonno del protagonista perde il lavoro, il papà anzi del protagonista, anche il nonno del protagonista perdono il lavoro perché all'interno della fabbrica vengono rimpiazzate da delle macchine che servono a chiudere i tubetti di dentifricio, lavoro che invece prima era svolto dagli esseri umani. Il film, così come il libro, che cosa ci insegnano? Che poi in realtà un lavoro lo ritrovano, solo che cambia. Perché poi tornano a fare manutenzione, giusto? Esatto, cambiamo noi, cambia il lavoro. Anche in questo senso l'intelligenza artificiale, che poi è anche qui un concetto molto, molto grande, non va a togliere lavoro, lo va a cambiare. Perché ovviamente ci saranno dei compiti che attualmente sono manuali, meccanici, e richiedono, diciamo, delle capacità che possono essere in qualche modo riprodotte artificialmente,
che possono essere sì sostituiti, però questo vuol dire che non ci sarà più posto per lavorare? No, perché chiaramente con l'evoluzione di questi strumenti ci sarà bisogno di persone che siano in grado di seguirne e crescerne, accrescerne certo. le potenzialità. Quindi ci saranno i lavori che spariranno? Sicuramente sì, è successo nella storia, succederà ancora. E qua ritorniamo, si smetterà di essere sviluppatori e sviluppatrici? Chi lo sa? Io al momento dico no, però può darsi che fra 50 anni sì. Fare la scrittrice? Non lo... su questo già mi trovi più in disaccordo, però perché la creatività no, è l'hai detto che... prima l'hai detto prima come alternativa, quindi che ne sai. Ah sì, no pensavo rispetto alla sostituzione della scrittura. No assolutamente no, peraltro no. Io ho fatto anche un'indagine così anche per un talk, ci sono articoli degli anni 20 in cui già all'epoca le persone dicevano saremo sostituiti dalle macchine. Ed è stata così per un sacco di tempo, quindi alla fine niente di nuovo. Sì, è qualcosa che forse non vivremo per la vita media che abbiamo noi in termini di aspettativa, però chi lo sa. In questo senso dico, cambierà tantissimo il lavoro, è cambiato fino adesso, ma certo. Si tratterà di adattarci e soprattutto di studiare, come dicevamo prima. Cosa che avevo appena detto prima. Ho ancora due o tre domande, te le faccio anche velocemente perché sento che qualcuno c'ha fame in sottofondo, quindi... non è fame, è bisogno di attenzioni. Appunto. Sta ricevendo lo stesso, quindi è tranquillissimo. La cosa più, diciamo, decidi tu, o la cosa più imbarazzante che hai vissuto al lavoro o il codice più brutto che hai scritto volontariamente? Vabbè, diciamo che potrei rispondere tranquillamente entrambe, vado comunque con la seconda. Il codice più brutto che ho scritto è stato quello che ho dovuto scrivere di corsa per progetti che andavano consegnati ieri, per cui non ho avuto, diciamo, modo di rendere effettivamente il lavoro. Non è tanto volontario, ecco. No, assolutamente, ma l'ho dovuto, diciamo, rendere funzionale, ma non funzionante. E in questo senso non ne vado orgogliosa, mettiamola in questi termini. E tra l'altro in PHP, neanche a farla apposta. Ecco, visto. ecco da dove nasce la tua antipatia, diciamo così. Il mio odio, esattamente. Sì. Invece riguardo al tuo progetto, The Red Code. Sì. Eccoci. Eccoci lì. Il tuo progetto, The Red Code... visto che ci lavori, diciamo, alacremente, cosa ti aspetti da questo progetto per il futuro? Cioè, hai in mente delle evoluzioni? Allora, assolutamente sì. Diciamo che quello che manca, e il motivo per cui l'ho creato, era una sorta di portale, un blog dove si potessero condividere esperienze non solo di sviluppo, ma in realtà che siano trasversali al contesto dello sviluppo come strumento appunto di risoluzione dei problemi. Uh-huh. Per il contesto italiano, perché parliamoci chiaro, la lingua inglese non è sicuramente una delle eccellenze su cui noi italiani ci buttiamo, e in questo senso, diciamo, avere un qualcosa che invece ci permetta comunque di crescere nel settore, ma che, diciamo, non abbia la difficoltà del dover anche imparare una lingua che non c'è familiare, non è da poco. Motivo per cui scrivo anche in italiano. In questo senso mi auguro che il blog nei prossimi anni, spero già a partire da quest'anno, riesca ad acquisire intanto nuove penne e quindi portare anche esperienze diverse e a raccontare sempre di più il mondo della tecnologia che evolve sotto tantissimi aspetti, quindi riesca a coprire anche più tematiche di quelle che magari non riesco a coprire io, e che diventi un po' un riferimento per, diciamo, un po' rimanere al passo, un po' anche riuscire a trovare delle guide semplici per problemi complessi. È un obiettivo non da poco, diciamo così. No. No, assolutamente. Dei bignani. Sì. Ultima domanda. Allora, nelle scorse edizioni facevo sempre la domanda che cosa cambieresti della tua carriera e quant'altro. Quest'anno invece la domanda è diversa. La classica domanda: scrivi qualcosa al te stesso del passato. E quindi
ti chiedo, che cosa scriveresti alla te stessa del passato che sta iniziando a, a studiare o ha deciso di iniziare a programmare? Un'annotazione dal futuro. Una domanda super psicanalitica. Sicuramente direi che sei molto più forte di quello che credi, perché una cosa che mi è mancata tanto nel contesto, diciamo, di quando ho iniziato a lavorare in questo settore era una forte consapevolezza degli strumenti che avevo, ma anche delle potenzialità che avevo. Perché un po', appunto, come ti dicevo prima, non ti ci fanno credere, non ti portano a crederti. Cioè, ti è mancata la fiducia attorno? La fiducia attorno, sul posto di lavoro, diciamo. Sì. Ma in realtà in generale nell'ambito, posso dire, anche nel contesto universitario. E quindi sentirsi più forti, non avendo al momento dei ruoli che riusciamo magari a trovare a cui ispirarci, è fondamentale per poter avere la forza poi di andare avanti e invece seguire quella che è una passione che uno si porta dietro, no? Ottimo, mi piace molto come ragionamento. Chissà cosa avrebbe detto la te stessa del passato. Meglio non scoprirlo. Va bene, Serena, mi ha fatto molto piacere, diciamo, approfondire la tua persona. Grazie per questo spazio. E figurati, ringrazio anche la pazienza di sua figlia che ha tenuto duro fino all'ultimo, però giustamente adesso reclama la mamma, quindi è ora di lasciarti andare. Grazie mille di essere stata con noi e ci sentiamo presto. Grazie a te, grazie a te. Ciao. Ancora per questo ciao Serena. Ciao.